Salite a bordo insieme a me e guardiamo insieme l'infotainment di questa Grandland X. Lo schermo delle auto Opel è un touch da 8 pollici con sistema IntelliLink. Sotto lo schermo touch troviamo questi comodissimi tasti per entrare nel menu. Adesso li guardiamo nel dettaglio. Il primo tasto è quello dell'audio. Ci farà entrare nella pagina dedicata alla radio, dove potremo memorizzare le stazioni che usiamo maggiormente, mentre qui sotto il tasto modalità potremo scegliere se ascoltare la radio, l'uscita USB, l'iPod oppure utilizzare il Bluetooth del nostro smartphone. Dalla parola lista potremo andare a scegliere la stazione dal nome al posto che dalla frequenza. Il secondo tasto è quello del navigatore. Dal tasto menu potremo andare a scegliere le mie destinazioni e i punti di interesse. Dal tasto ricerca comparirà invece la tastiera QWERTY per scrivere la nostra destinazione. Lo schermo inoltre può essere zoomato tranquillamente con le dita. Il terzo tasto, quello con la cornetta, serve alla connessione Bluetooth dello smartphone. Connettere lo smartphone sarà davvero facilissimo, basterà andare su impostazioni, Bluetooth e cercare il nome dell'auto, ovvero Opel Grandland X. Aspettare l'abbinamento e poi associare lo smartphone all'auto. Telefono e auto sono collegati. Avremo il tastierino per comporre il numero, da contatti potremo accedere alla nostra rubrica, mentre da chiamate alle nostre chiamate ricevute in entrata o in uscita. Il quarto tasto è quello di setup. Qui potremo scegliere uno dei tre profili sulla quale è possibile impostare il veicolo. Dal tasto opzioni troveremo alcune impostazioni di setup, come ad esempio la lingua, la regolazione dell'ora e della data e la configurazione del display. Il quinto tasto, quello con i quattro quadratini, è dedicato alla connessione dello smartphone con Apple CarPlay e Android Auto. Tutto l'occorrente è il vostro smartphone e il cavo USB che utilizzate per ricaricarlo. Adesso andiamo a collegare l'USB all'auto e l'altro cavo allo smartphone. Premiamo su trasferimento file e diamo l'ok a tutti i messaggi che compariranno sullo schermo del vostro smartphone e della vostra auto. In pochi minuti il vostro smartphone sarà connesso alla vostra auto. Il sesto tasto, quello con l'automobilina, è invece dedicato alle funzioni di guida e le regolazioni del veicolo. Come vedete, qui abbiamo tutti gli ADAS del veicolo e sotto regolazioni invece quattro pagine dedicate all'accesso veicolo, alla sicurezza, ai fari e al comfort. Ti è piaciuto questo tutorial? E allora non dimenticarti di sostenere la nostra crew mettendo un bel segui sul nostro canale e poi visita il sito rattiauto.com.